Buonasera a tutti, mi fa molto piacere ritornare in questa aulica sede dell'Università di Torino che lasciai troppi anni fa, nel 75 per essere preciso. Io sono un funzionario delle Nazioni Unite e credo che il vostro interesse per ascoltare quello che dirò sia collegato a un interesse più generale che è quello per le carriere internazionali. Carriere internazionali che sono una opportunità concreta, esistente, direi che comprende dei soggetti sempre nuovi, perché rispetto al passato abbiamo evidentemente dei nuovi attori internazionali che offrono delle possibilità di impiego e di carriera. E io passerò, rapidamente a esaminare queste opportunità di carriere internazionali per i laureati italiani di queste facoltà, che sono quelle che sono state trattate prima. Mi pare però utile fare un brevissimo excursus su perché ci siano a Torino le Nazioni Unite in due minuti. Torino è una sede di istituzioni internazionali, una sede di un qualche rilievo. La cosa è del tutto fortuita, è collegata all'Unità d'Italia, in quanto nel 1961 ci furono in città le celebrazioni per il primo centenario dell'Unità d'Italia e un gruppo di personalità prevalentemente locali, tra queste c'era per esempio l'avvocato Agnelli, ma non solo, vi erano anche dei diplomatici italiani del Ministero degli Esteri, tra cui ricordo l'ambasciatore Arpesani, fecero una riflessione su cosa fare di questo patrimonio che la celebrazione del centenario dell'Unità aveva lasciato dietro di sé. Patrimonio prima di tutto edilizio, no? I grandi edifici sul corso Unità d'Italia, che erano stati la sede principale delle esposizioni, come oggi Veneria Reale e le OGR. All'epoca c'era il Palazzo del Lavoro, il Palazzo a Vela, e in più 20 edifici in Riva al Po che erano state la sede della mostra delle 20 regioni italiane, regioni che non esistevano ancora dal punto di vista amministrativo nel 1961, ma che comunque furono protagonisti di questa grande mostra chiamata Italia 61. Questo gruppo di personalità italiane propose a un'organizzazione internazionale, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ha sede di Ginevra, di creare una sua filiale, vogliamo dire così, un suo braccio operativo a Torino per fare della formazione. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro è una istituzione internazionale che è ben più antica delle Nazioni Unite stesse. In realtà nasce con un articolo del Trattato di Pace dopo la Prima Guerra Mondiale di Versailles del 1919, voluto fortemente dal presidente americano Wilson, che volle creare due strumenti per cercare di prevenire il ripetersi di tragedie, di conflitti su così grande vasta scala come la Prima Guerra Mondiale. Questo il presidente Wilson cercò di farlo attraverso la creazione della Società delle Nazioni, che come sappiamo non riuscì mai a svolgere il ruolo che era previsto e che poi ha svolto successivamente dopo il 1945 l'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche perché gli Stati Uniti che la proposero nel Trattato di Pace furono poi i primi a non entrarne a far parte, e quindi questo minò fin da subito la credibilità e l'ambito di influenza e la sfera di influenza della Società delle Nazioni, che di fatto negli anni 30 finisce per diventare preda di una paralisi e quindi scompare con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. E poi l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che nasce anch'essa a Ginevra nel 1919. Così come la Società delle Nazioni era stata pensata per impedire un conflitto armato a livello mondiale, la vera ragione per cui nasce l'Organizzazione del Lavoro è quella di impedire che nel resto dell'Occidente e anche a scala planetaria si diffonda la rivoluzione sovietica.
Quindi questa organizzazione nasce con la finalità di trovare un tavolo, di, si direbbe oggi, di compensazione, un tavolo di discussione tra le parti sociali, che sono i governi, i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, cioè i sindacati. Questa, in due parole, è la storia della nostra organizzazione. Nel 1961, a esposizione chiusa, si spengono le luci, si chiudono i padiglioni, però dopo 4 anni, tramite un accordo stipulato tra il governo italiano e l'organizzazione, inizia l'attività, il Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, a tutti nota a Torino come BIT, Bureau International du Travail. Il centro inizia nell'ottobre del 65, all'inizio occupa sia il Palazzo del Lavoro che poi le palazzine lungo il fiume dove c'erano state le mostre delle regioni. A partire dal 1983 il centro lascia il Palazzo del Lavoro e svolge le sue attività solo sul campus di Viale del Maestro del Lavoro 10. Quando il centro nasce è un centro di formazione tecnica. Vengono qui i quadri della nascente industria dei paesi che erano appena usciti dal processo di decolonizzazione, quindi dall'Egitto all'Algeria, America Latina, i primi paesi asiatici. E questo vengono perché a Torino, ovviamente, in quegli anni, in quell'epoca, Torino è una delle capitali mondiali della tecnica applicata all'industria. Il fatto che a Torino ci siano la Fiat e il Politecnico ne fanno una città estremamente adatta a fornire al resto del mondo formazione professionale e tecnica. Infatti il primo nome del nostro centro era appunto Centro Internazionale di Formazione Professionale e Tecnica. Questo accadeva nel 65. Coi decenni l'attività del centro cambia. Il centro diventa sempre di più un istituto di formazione in tematiche economiche, politiche e sociali, e cerca di diffondere a livello planetario, attraverso la formazione, quelle che sono le direttive e le norme dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e le convenzioni dell'organizzazione. Quindi da noi vengono a formarsi dei quadri dei paesi, di tutti i paesi del mondo. L'anno scorso abbiamo avuto 185 nazionalità diverse sul campus. Vengono a formarsi funzionari dei governi, funzionari delle associazioni di imprese, delle confindustrie nazionali, e funzionari sindacali, ma ormai non solo più queste figure, questi profili tipici, ma vengono anche giornalisti, vengono anche magistrati, vengono persone della società civile, membri di ONG e così via. Il campus di Torino è diventato praticamente il più grande campus di formazione di tutto il sistema dell'ONU. L'anno scorso i partecipanti sono stati quasi 14.000, distribuiti su 500 attività. Non tutto questo avviene però sul campus, molte attività vengono fatte anche in diverse aree e paesi del mondo per evidenti motivi di convenienza logistica. C'è un corso che è diretto solo a dei latinoamericani o a persone del sud-est asiatico, è inutile farli venire tutti a Torino, ci sarebbe naturalmente un aggravio di spesa. Quindi la formazione il centro la organizza anche nei paesi di origine dei nostri partecipanti. Dal 2000 il campus torinese dell'ONU si è però rafforzato, sono aumentati i soggetti. Nel 96 noi avevamo un progetto che si chiamava Scuola dei Quadri delle Nazioni Unite, United Nations System Staff College. Dal 2000 questo è diventato un ente a sé stante, con i suoi programmi, le sue attività, il suo consiglio di amministrazione, il suo direttore. E nel 2002 è venuto da Roma un altro ente della famiglia Nazioni Unite che si occupa di una tematica molto d'attualità e molto importante, che è il crimine e il terrorismo internazionale. Questo ente si chiama UNICRI. Adesso in effetti sul campus torinese ci sono 3 enti delle Nazioni Unite. A Torino c'è poi la European Training Foundation di Villa Gualino, che è il quarto soggetto internazionale che noi abbiamo in questa città, e credo che a partire dalla fine di quest'anno, dall'inizio dell'anno prossimo, ci sarà un ulteriore soggetto, un'affiliazione dell'UNESCO, viene chiamato Centro C2 dell'UNESCO, un centro UNESCO di categoria 2,
che è stato appena deciso, di cui l'insediamento a Torino è stato appena deciso dal governing body dell'UNESCO e che verrà definitivamente approvato dall'Assemblea Generale dell'UNESCO nel mese di novembre e avrà la sua sede principale a Venaria Reale. Sarà anche questo centro dell'UNESCO un ente di formazione e di ricerca nei campi tipici dell'UNESCO. Venendo un attimo all'aspetto del futuro professionale, qual è il percorso tipico che porta un italiano laureato a intraprendere una esperienza in un'organizzazione internazionale? Allora, io come vice direttore del centro, lavoro al centro da 15 anni oramai, ho oramai visualizzato molti curricula di giovani che vengono e si presentano e si propongono per un futuro professionale. E direi quello che dico per Torino vale per Torino, ma vale anche per tutta la famiglia delle organizzazioni delle Nazioni Unite. C'è un prerequisito fondamentale che sono le lingue. Non si può oggi ambire ad avere un'esperienza professionale di questo tipo senza avere una conoscenza non solo scolastica, non solo estiva, non solo amatoriale di, direi, una, ma oramai preferibilmente due lingue straniere, perché la nostra lingua madre, l'italiano, per lavorare in un'organizzazione in Italia, internazionale in Italia, evidentemente conta zero, cioè si dà per scontato che un italiano che si candida a lavorare in un'organizzazione come la nostra, l'italiano ce l'ha, lo possiede. Quindi direi due lingue estere, meglio se non appartenenti alla famiglia delle lingue forti nello stesso momento, quindi meglio se non sono inglese e francese, meglio se c'è inglese e poi una seconda lingua. Io vedo sempre di più, fra l'altro, persone giovani che comunque hanno, parallelamente al percorso curricolare dei loro studi, hanno intrapreso un percorso di avvicinamento ad altre lingue, quali per esempio l'arabo. C'è un ragazzo molto bravo che sta studiando in questi mesi negli Stati Uniti e alla Columbia, che peraltro è già stato in Cina e che ha studiato il cinese oltre ovviamente all'inglese. Quindi diciamo questo aspetto linguistico è un aspetto imprescindibile per ambire a fare qualche tipo di tentativo in una carriera internazionale. Quello che dico per le Nazioni Unite vale naturalmente anche per la Commissione Europea. Chiaramente l'aspetto studi è importante, ma non basta, e quindi si ripropone, se volete, il solito discorso, il solito meccanismo vizioso per cui uno è difficilmente utilizzabile, difficilmente impiegabile se non ha esperienza precedente, ma per avere esperienza deve essere impiegabile e utilizzabile. Come viene colmato questo gap fra la fine degli studi e il fatto che il proprio CV venga preso seriamente in considerazione da un employer quali noi siamo? Viene colmato attraverso quelli che sono percorsi di graduale avvicinamento alle tematiche internazionali, e questi possono essere la partecipazione a iniziative fatte dalle istituzioni o fatte dalla società civile di cooperazione allo sviluppo, quindi partecipazione a gestione di progetti che possono essere o in altri paesi o anche in Italia, ma dove i soggetti coinvolti non siano chiaramente dei soggetti italiani, quindi progetti che abbiano a che vedere con la multiculturalità, con l'integrazione nella società italiana dei cittadini stranieri, con volontariato nel settore della giustizia sociale, nel settore della cooperazione in generale. Tutto questo fa curriculum, cioè si assomma a una conoscenza e a un percorso educativo formale, si associa a una conoscenza delle lingue, fornisce a un employer come un ente internazionale un motivo in più per dire: bene, questa persona ha già avuto anche delle limitate esperienze per poter essere inserito in una posizione junior
dentro un istituto internazionale, dove fra l'altro non sembra, ma l'aspetto interculturale, l'aspetto della vicinanza quotidiana con persone di altre lingue, di altre culture, di altre provenienze, non è una cosa che potete prendere per scontata, ma è una cosa che richiede comunque uno skill particolare, quella di poter lavorare in un ambiente internazionale. Mi scusi, siccome abbiamo un tavolo piuttosto ampio, dobbiamo chiudere le sette. Mi avvio a concludere. Ci sono poi alcune opportunità istituzionali per avvicinarsi alle carriere internazionali. La principale porta d'ingresso è quella del concorso per diventare un esperto associato finanziato dal governo italiano. Sul sito del Ministero degli Esteri è descritto questo meccanismo, si chiama meccanismo degli esperti associati, vuol dire che chi vince questa selezione per 2 anni lavora dentro un'organizzazione delle Nazioni Unite con fondi forniti al governo italiano. Quest'anno la selezione c'è appena stata, noi abbiamo fatto a Roma delle interviste e un certo numero di italiani molto qualificati per 2 anni avrà questa opportunità di lavorare dentro una delle organizzazioni della famiglia delle Nazioni Unite. C'è poi dopo la laurea un'ultima opzione, ed è questa con cui chiuderei il mio intervento e mi permetterete di fare un po' di pubblicità, quella di continuare una specializzazione post laurea che comunque fornisce un ulteriore strumento, un ulteriore titolo per essere in una posizione di ulteriore qualificazione per una carriera internazionale. Noi a Torino, con l'aiuto di altre agenzie dell'ONU e naturalmente in stretta collaborazione con l'Università e col Politecnico, da una decina di anni abbiamo creato questa scuola, si chiama Turing School of Development, ogni anno abbiamo circa 250 partecipanti. Quali sono le caratteristiche di questi corsi, di questi 7 corsi? Io ho portato una cinquantina di brochure da cui voi potrete vedere effettivamente i vari corsi, i vari master che sono attivati. La caratteristica di questi master direi le caratteristiche sono 3. Primo, vengono organizzate non da una facoltà universitaria ma da un ente dell'ONU. Secondo, non vengono fatte solo con la ILO di Torino, ma ciascun corso di master, a seconda del contenuto, se è la proprietà intellettuale, se è la gestione del management dei progetti di sviluppo, se è quelli dei beni culturali, ha anche un secondo partner in un altro ente dell'ONU. Terzo, il corso è in lingua inglese e non in italiano, totalmente in lingua inglese, compreso gli esami finali e la tesi. E poi c'è un quarto punto, gli italiani non sono gli unici partecipanti, anzi sono una piccola minoranza, perché tutti gli altri partecipanti ai master sono persone che vengono da tutto il mondo. Quindi partecipare a uno di questi corsi, oltre a dare una specializzazione sulla proprietà intellettuale piuttosto che sui beni la gestione dei beni culturali o altro, che è illustrato nella brochure della scuola, dà la possibilità fin da subito di sperimentare un mix di ambiente, competenze, relazioni, che è quello delle organizzazioni internazionali. Mm.